Presidente del Consiglio è seconda convocazione per la votazione sull'atto mozione che nel precedente Consiglio per mancanza di numero legale non è stato possibile votare. Allora, procediamo all'appello, grazie. Fantino. Belisario. Carlone e Lenci e Santi Giustinica. Benassi. Caccamo. Carlone. Carrus. Cerquoni. Ciancio. Cofano. Coia. Presente. Giuliano. Gugliotta. Laddaga. Lancia. Presente. Lanotte. Presente. Lelli. Lenci. Lozzi. Presente. Matronola. Presente. Poli. Presente. Stelitano. Tredicine. Tutino. Villa. Vitrotti. Allora, aspetta. Sono presenti 15 consiglieri, assenti la Presidente più 9 consiglieri di cui giustificati Carlone e Benassi. Sì, numero legale. Allora, considerato che c'è... Aspetta, c'è anche Benassi. Allora, sono 16. Allora, presenti 16 consiglieri, quindi siamo in numero legale, possiamo aprire la seduta. Allora, non è articolo 58. Come dicevo all'inizio, stiamo in seconda convocazione e quindi dobbiamo votare la mozione a firma dei consiglieri Tutino, Lenci, Laddaca, avente ad oggetto chiusura del CIE. Chiaramente su questo atto su questo atto non c'è votazione e il consigliere Roma ha chiesto 30 secondi per fare una dichiarazione. Sì. No, stavamo in votazione. No, ma io devo motivare il mio non voto. Scusate, non sto facendo dichiarazione di voto. Non è. Allora, scusate. Dichiarazione per cui non. Prego. Allora, Forza Italia non partecipa al voto, pur rimanendo in aula, per una semplice motivazione. Primo, perché il sindaco Marino, quando era senatore, era presidente della Commissione Sanitaria, ha visitato... Perché non partecipa al voto e basta. Che sto dicendo? Non è possibile. Allora, primo perché ha visitato il centro del Ponte Galeria e pertanto ha detto che doveva essere chiuso. A dicembre ha dichiarato ugualmente nel pranzo di Natale che quel centro doveva essere chiuso. Adesso votare questa mozione in questo consiglio mi sembra di portare nel ridicolo il lavoro che sta facendo e sta svolgendo in momenti buoni questo consiglio. Pertanto, Italia non partecipa al voto ma rimane in aula. Grazie. Passiamo alla votazione di quest'atto. Chi è favorevole? Allora, poi Allora, chi è contrario? Chi si astiene? La notte. Non
Allora, scrutatori, i consiglieri Caccano, Cofano, Coia. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Bentornata Presidente. Approvata con i favorevoli l'astensione di La Notte allora non è che chiedono qualche altra piazza, qualche altra cosa, no? Allora scusate, la mozione è approvata con 11 voti favorevoli e l'astensione dei consiglieri La Notte, Coia, Lozzi. L'appello per... Aspettiamo 5 minuti. Allora, adesso procediamo all'appello per la prima convocazione del Consiglio di oggi. Prego. Fantino. Belisario. Benassi. Caccamo. Carlone. Carrus. Cerquoni. Ciancio. Cofano. Coia. Giuliano. Gugliotta. Laddaga. Lancia. La Notte. Lelli. Lenci. Lozzi. Cerquoni. Matronola. Poli. Stelitano. Tredicine. Tutino. Villa. Vitrotti. Sì, sì, sempre 3, 4, 5, 6. 15, 16, sono presente la Presidente più 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, più 17 consiglieri, assenti 3, 4, 5, 6, 7, assenti 7 consiglieri di cui sempre giustificati Carlone e Lenci. La Presidente più 17. Allora, sono presenti 17 consiglieri più la Presidente. Buongiorno. Quindi il numero legale. Cioè, quindi possiamo procedere al primo punto all'ordine del giorno. Naturalmente vengono confermati gli stessi scrutatori che ho nominato prima, Caccamo, Cofano, Coia. Allora, passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Sono presente alle 9, giusto? Sì. Grazie. Mozione presentata ai sensi dell'articolo 58 del regolamento dalla consigliera Lancia, avente ad oggetto problematiche del centro di formazione professionale IAL Cisolo.
Prego la consigliera Lancia di presentare l'atto, prego. Sì, Presidente, io ho presentato questa mozione che sicuramente non è nelle competenze specifiche del municipio, ma ritengo che possa essere un supporto a 44 lavoratori che sono da 9 mesi senza stipendio. Sono lavoratori del centro di formazione professionale IAL CISL, che è in crisi e sta dismettendo le attività finanziate dalla regione tramite provincia per l'obbligo di istruzione. Il problema è che tra l'altro i 44 lavoratori hanno continuato a lavorare in questi 9 mesi perché insegnano in corsi di obbligo scolastico oltre che formativo, quindi hanno ragazzi che vanno dai 14 ai 18 anni. Negli ultimi giorni però non ce l'hanno fatta più e hanno interrotto le lezioni. La mozione vuole semplicemente essere uno stimolo politico alla provincia e soprattutto all'assessore regionale alla formazione affinché copra, diciamo, questi mesi e aiuti questi lavoratori a superare questa fase in previsione del passaggio delle attività e dei lavoratori ad altro ente. Grazie. Grazie a lei, consigliera Lancia. Apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Se non ci sono interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono. Ah sì, consigliere Cofano, prego. Grazie Presidente. Il gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà accoglie la mozione presentata dalla consigliera Lancia, specificando che chiaramente lo IAL CISL è un ente che è sotto procedura fallimentare e l'assessore alla formazione ha ottemperato attraverso il curatore fallimentare il tentativo che è l'obiettivo finale poi affinché i lavoratori continuino a svolgere le proprie funzioni, affinché vengano inseriti ad un altro ente gestore, in quanto lo IAL CISL è stato dichiarato ormai fallito. Pertanto il loro reinserimento non significa che vengano reinseriti in altre sedi dello IAL CISL, ma che un altro ente gestore assorbi i lavoratori. Per questo noi accogliamo questo stimolo politico affinché dalla Regione si riesca ad ultimare questo travaglio che va avanti ormai dal 2011, affinché questi lavoratori possano tornare a prendere lo stipendio e chiaramente a continuare a svolgere un servizio essenziale che è quello della formazione. In un momento di crisi economica riteniamo che sia opportuno che venga svolto questo servizio e quindi una formazione che vada oltre le classiche, insomma, formazioni successive agli anni scolastici. Per questo il gruppo di SEL voterà favorevole. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Allora, facciamo la controprova. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Allora, 18 voti favorevoli, quindi la mozione è approvata. Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno. Mozione presentata, sempre senza l'articolo 58, dai consiglieri Tutino, Laddaca, Benassi, Poli, Carus, Villa, riguardante la realizzazione di iniziative in memoria di Aldo Braibanti. Prego il consigliere Tutino o chi per lui di presentare
la mozione. Grazie. Grazie Presidente. Anzitutto stavo notando un refuso alla fine, però poi magari adesso me la rivedo e lo andiamo a precisare. E perché come lista civica, ecco qui anzitutto è importante precisare che non è la mia come prima firma, ma come firma congiunta con la Daga. E la consigliera Lenci, in quanto ammalata, non ha potuto firmare. E abbiamo tenuto a porre in rilievo la figura di Braibanti, perché costituisce un terribile rimosso della nostra storia, laddove egli è stato l'unico ed ultimo ad essere condannato per il reato di plagio risalente al codice Rocco, e condannato per questo reato in realtà chiaramente ed evidentemente per punire la sua dichiarata omosessualità. Questo accadeva nel 1968. Egli fu poeta, artista, filosofo, non dimentichiamolo, fu partigiano. Egli fu nel movimento culturale ed artistico di quegli anni una figura di riferimento importantissima. E questa, come a volte accade, questa disgrazia giudiziaria che lo colpì, questo accanimento e persecuzione giudiziaria che lo colpì, fece di lui un riferimento ancora più importante, che proprio in quanto tale è stato rimosso dalla coscienza del Paese, fino a quando l'allora Presidente del Consiglio Prodi arrivò ad inserirlo nei benefici della cosiddetta legge Bacchelli, poiché ormai estremamente anziano viveva in estrema povertà. Che cosa accadde? Che questa figura importante della nostra storia, in quanto amante di un giovane che di buona ed importante famiglia, fu oggetto dell'accusa di plagio, perché avrebbe plagiato questo ragazzo conducendolo sulla via dell'omosessualità. Allora si mossero a sua a difesa di Braibanti Pasolini, Elsa Morante, Umberto Eco, ma sicuramente più ne dico più ne dimentico. Chiaramente non posso dimenticare come nel mondo politico anche ci fu chi alzò con forza la sua voce su questo. Io non posso non ricordare le parole di Marco Pannella su questo, che con grande forza, ed allora non era scontato, rappresentò al Paese una persecuzione giudiziaria dovuta anche in questo caso a chi era Braibanti, non a ciò che aveva fatto. E penso che sia importante anche essere brevi su questo, e ce lo consentono le parole su Braibanti di Pierpaolo Pasolini, che abbiamo voluto riportare anche nella mozione. E Pierpaolo Pasolini scrisse questo sul giornale Il Tempo: se c'è un uomo mite nel senso più puro del termine, questo è Braibanti. Egli non si è appoggiato mai a niente e a nessuno, non ha chiesto o preteso nulla. Qual è dunque il delitto che egli ha commesso per essere condannato attraverso l'accusa pretestuosa di plagio? Il suo delitto è stata la sua debolezza. Ma questa debolezza egli se l'è scelta e voluta, rifiutando qualsiasi forma di autorità. Autorità
che come autore in qualche modo gli sarebbe provenuta naturalmente, solo che egli avesse accettato, anche in misura minima, una qualsiasi idea comune di intellettuale, o quella comunista, o quella borghese, o quella cattolica, o quella semplicemente letteraria. Egli si è rifiutato di identificarsi con qualsiasi di queste figure, infine buffonesche, di intellettuale. Quindi con la forza anche provocatoria, ancora una volta, delle parole di Pasolini, possiamo riconoscere in Braibanti un italiano che fu irriconoscibile, non riusciamo ad inserirlo in nessuna delle categorie a noi note e dunque normalmente non lo ricordiamo. Perciò con questa mozione, come Lista Civica, SEL, ma hanno aderito anche altri consiglieri della maggioranza, vogliamo impegnare il Presidente e la Giunta, che saluto, la Presidente, io con questa cosa dimentico poi sempre le formule di rito, quindi grazie Presidente per la parola e saluto la Presidente, saluto l'Assessore. Ancora questa cosa non sono pratico. Impegniamo il Presidente e la Giunta a realizzare atti ed iniziative volti a coltivare la memoria di Aldo Braibanti, nonché delle implicazioni storiche del caso Braibanti. Non abbiamo voluto parlare di intitolazioni di strade, non abbiamo voluto parlare di specifiche iniziative, perché riteniamo di dover lasciare libertà e autonomia in questo alla Giunta e a noi stessi, perché non penso che ci siano luoghi specifici deputati alla memoria di Braibanti, così come egli non volle essere inquadrato in nessuna delle categorie allora note e comode. Grazie. Grazie consigliere Tutino. Apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliera Lozzi, prego. Buongiorno a tutti. Allora, noi come Movimento 5 Stelle non possiamo che appoggiare questa mozione, perché è comunque un atto dovuto proprio per riconoscere, come diceva il consigliere Tutino, la figura di Aldo Braibanti. Noi ci auguriamo anche che oltre alle commemorazioni seguino i fatti, perché persone che sono state comunque perseguitate, credo che oltre a voler essere ricordate per chi sono, vorrebbero che le cose cambiassero e che quindi noi come politici facessimo delle azioni forti proprio per il riconoscimento dei diritti di tutti. Abbiamo un esempio, noi abbiamo una risoluzione in cui si chiede l'istituzione del registro delle unioni civili ferma non sul municipio, non al municipio, lo sappiamo perfettamente che questi due municipi sono virtuosi da questo punto di vista, ma che si sollecita l'applicazione a livello comunale, ma è ferma da mesi nella Commissione Politiche Sociali. Allora, quando noi parliamo di diritti, di tutela dei diritti, del ricordo delle persone che sono state comunque violentate nella loro vita proprio perché erano tra virgolette diversi dalla massa, dobbiamo anche far seguire delle azioni. Se facciamo delle campagne elettorali in cui portiamo avanti delle idee, dobbiamo essere pronti ad applicarle anche quando cominciamo a fare azioni politiche. Quindi noi siamo d'accordo nella commemorazione, ma vogliamo che a queste commemorazioni seguino i fatti. Grazie. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Controprova, chi è contrario? Nessuno, chi si astiene?
Allora, la mozione è approvata con 16 voti a favore e l'astensione dei consiglieri Tredicini e Lanotte Cerconi. Passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno. Proposta di deliberazione di iniziativa della Commissione Speciale Regolamento, decentramento, accorpamento, avente ad oggetto linee guida per il riconoscimento dei comitati di quartiere. Faccio presente che da parte del Presidente della Commissione sono stati presentati due emendamenti. Uno soppressivo di una parte, che adesso stanno facendo le fotocopie. E uno aggiuntivo. Che allora iniziamo la presentazione, la discussione generale e poi esaminiamo i due emendamenti. Ve li leggo, così poi ne parliamo. Allora, emendamento soppressivo all'articolo 2 della deliberazione dice sopprimere dalla parola tuscolano alla parola torre del fiscale, praticamente la parte del quartiere del territorio dell'ex nono municipio. Quello aggiuntivo dice alla fine la suddivisione del territorio dell'ex nono municipio in quartieri sarà definita con successiva deliberazione. Se ho capito bene, diciamo, si vuole da parte della Commissione esaminare meglio la suddivisione del territorio dell'ex nono municipio in quartieri per permettere ai cittadini che vogliono organizzarsi come comitati di quartiere di poterlo fare. Allora, come? Cioè praticamente limitano l'efficacia di questa, di queste linee. No, quartieri, non quartieri, nel senso di dire territori per permettere ai cittadini, come abbiamo fatto nell'ex decimo municipio. Cioè praticamente da un certo, da dove cominciano l'enunciazione del qui, fino alla fine che sono tutti quelli dell'ex, no? No? Come voglio dire questo, sì, allora, la posizione di non è necessariamente legata al quartiere predefinito, no? Se no limiteresti, allora non ho capito che cosa dovremmo definire. Come sono fatto con c'era già una cosa precedente, tutto è come se si volessero ridefinire i quartieri, non in maniera di, però credo vorrei cintoni non c'è un numero chiuso di quartieri, non c'è un quartiere di massima sono questi. Non capisco che non lo condivido perché secondo me non ha una logica nel allora. No, allora non sono linee guida, si parla di altro. Sono indicativamente. Capito? Allora, passiamo alla. Facciamo fare una fotocopia. Allora, intanto cominciamo con la discussione di carattere generale. Prego la Presidente della Commissione di procedere, grazie. Sì, Presidente, grazie. Le linee guida dei comitati di quartiere sono il frutto di un lungo lavoro che è stato fatto in commissione. Nell'accorpamento noi abbiamo trovato due ex municipi con due situazioni completamente diverse rispetto al rapporto tra municipio e comitati di quartiere. Nell'ex decimo municipio i comitati di quartiere sono costituiti proprio come comitati di quartiere, forse perché i quartieri sono anche
ben delimitati ed è anche più facile, ed erano già stati riconosciuti con delle linee guida in precedenza con una deliberazione del municipio, mentre nell'ex nono soltanto nel caso di Arco del Travertino e nel caso di Torre del Fiscale i quartieri sono delimitati e i comitati costituiti. In tutto il resto dell'ex nono municipio i comitati che si sono costituiti e che sono tanti non sono però legati all'area di quartiere specifica, sono nati comitati di scopo, comitati per il benessere dell'area circostante, ed è molto difficile definire anche i quartieri perché dal punto di vista formale l'ex nono municipio è diviso in 4 quadranti che però sono troppo grandi per poter essere definiti quartieri ed essere soddisfatti da un unico comitato. Nelle linee guida noi abbiamo tenuto a garantire, diciamo, il riconoscimento di comitati di quartieri che abbiano uno statuto democratico, apartitico e che accetti tutti. Non apolitico naturalmente, ma apartitico sì. Una volta garantito l'iscrizione con uno statuto di questo tipo, abbiamo ritenuto di dover sfoltire un pochino il controllo che il municipio aveva sulle funzioni del presidente del comitato e altre cose di questo tipo. Una volta riconosciuto lo statuto, tutto quello che avviene all'interno del comitato credo siano affari interni del comitato. Non è stata una delibera semplice da portare a termine perché non tutti in consiglio sono d'accordo con questo riconoscimento, e in ogni caso farà parte di un regolamento più ampio sulla partecipazione che vedrà comunque riconosciuta la partecipazione anche ai cittadini singoli oltre che alle associazioni e ai comitati. Quindi non si va a togliere niente a nessuno, non si prefigura una preferenza per i comitati di quartiere, ma semplicemente un riconoscimento. Grazie. Allora, apriamo la discussione. Consigliere Poli, prego. Grazie Presidente. Presidente Fantino, bentornata. Colleghi consiglieri, do atto alla Presidente della Commissione del lungo lavoro che è stato fatto in quest'ultimo periodo per giungere a una formulazione condivisa del testo delle nuove linee guida per il riconoscimento dei comitati di quartiere. E proprio per questo lavoro che è stato fatto, peraltro con il supporto qualificato dei nuovi consiglieri che pervengono dal territorio dell'ex nono municipio, ritengo inusuale la richiesta di la presentazione dell'emendamento, perché quella decisione è stata già assunta in commissione. Peraltro c'è il rischio che l'emendamento, ove fosse accolto, snaturi il provvedimento, relegandolo a una normalizzazione per ciò che attiene al territorio dell'ex decimo, mentre lo spirito della delibera è proprio quello di uniformare per quanto più possibile i due territori accorpati. È anche vero quello che dice la Presidente, che ci sono alcuni consiglieri, non sono tantissimi per la verità, che non desiderano che queste linee guida trovino approvazione in Consiglio. Io posso testimoniare, per avervi partecipato anche se nella parte, diciamo, applicativa della delibera, perché a quell'epoca ancora non sedevo tra i banchi del Consiglio per il ricorso al TAR che mi aveva interessato, devo testimoniare che l'esperienza per ciò che attiene il decimo municipio è stata estremamente positiva, perché si è ristabilito un clima di correttezza e dialogo istituzionale tra le realtà associative, appunto dei comitati di quartiere, e gli organi istituzionali del municipio. Per cui è una visione che abbiamo della politica, per cui per me è un arricchimento il fatto che i comitati di quartiere siano riconosciuti
e il testo che è stato elaborato peraltro di concerto con gli stessi comitati e i referenti della comunità territoriale, ritengo che sia migliorativo rispetto al testo precedente, e di questo devo dare atto al lavoro di tutti i consiglieri, perché definisce anche quali sono gli ambiti di attenzione che il municipio, che gli organi municipali debbono nei confronti dei comitati di quartiere che intendono riconoscersi in queste linee guida. Per cui insomma mi sorprende insomma la presentazione dell'emendamento, anche se ne avevamo parlato più volte in commissione, ma poi si era deciso su una formulazione snella insomma che ricomprendesse a grandi linee i quartieri insomma dell'ex nono. Escluderli mi sembrerebbe vanificare il lavoro che è stato fatto in commissione e depotenziare il testo del provvedimento, per cui insomma se eventualmente c'è un lavoro da fare lo rifacciamo in commissione, cioè non è che ci corre dietro qualcuno, non abbiamo la pistola alla tempia. Ritengo che il lavoro che era stato fatto, io ricordo gli interventi della consigliera Lanotte, del consigliere Benassi, insomma, che ci avevano dato pure un'articolazione del territorio dell'ex nono, peraltro anche la consigliera Lancia da lì proviene, per cui ritengo che sia una preoccupazione esagerata da questo punto di vista, però quindi eviterei di rimettere mano su quello che già ha deciso la commissione e procederei. In alternativa valuti la Presidente se ritirare l'atto e riportarlo in commissione, però mi sembra un processo piuttosto particolare. Grazie. Altri interventi? Consigliere Rozzi, prego. Allora, come già accennato dagli altri consiglieri, è stato quasi un parto produrre questo atto delle linee guida dei comitati di quartiere, col quale si cercava semplicemente di regolamentare una situazione sul territorio. Un comitato di quartiere deve essere un organo rappresentativo del proprio territorio, quindi avere un minimo di seguito di votanti. Si è creato il problema che si potesse andare in contrasto con le associazioni di scopo che caratterizzano maggiormente il territorio dell'ex nono. È stato chiarito più e più volte che dare una definizione delle linee guida per la costituzione di un comitato di quartiere serve semplicemente per regolamentare la situazione in modo che su quel territorio non sorgano due comitati di quartiere in contrasto e che quindi possano sorgere delle problematiche. Si è cercato di renderli il più apartitici possibile. Prima era prevista la possibilità che si potesse essere comunque candidati o far parte anche in maniera attiva a livello politico, perché era messa la parola preferibilmente non si dovrebbe. Abbiamo reso obbligatorio questo proprio perché chi porta avanti le stanze di un territorio deve essere politico perché fa politica sul territorio, ma possibilmente più apartitico possibile. Quindi abbiamo cercato di migliorare il tutto. Arrivare in commissione e in consiglio e dover ancora definire quali sono i quartieri dell'ex nono e dell'ex decimo, io capisco che è difficile identificare delle realtà territoriali un po' più verso l'ex nono che non l'ex decimo, ma abbiamo avuto tutto il tempo di farlo in consiglio e in commissione. Dei consiglieri si erano proposti di portare anche del materiale che ci agevolasse nell'identificazione. Probabilmente non c'è stata tutta questa volontà di identificare il territorio, forse perché si ha paura che riconoscendo un comitato di quartiere perda importanza magari la partecipazione dei singoli cittadini o di associazioni o comitati di cittadini che si sono riuniti per il raggiungimento di uno scopo già sul territorio. Si tende a precisare che per legge la partecipazione è aperta a tutti. A tutti, posso venire io singolo cittadino e nei processi partecipativi dire la mia. Identificare un comitato di quartiere non impedisce a nessuna associazione, comitato di cittadini che non faccia parte, non si identifica al comitato di quartiere o singolo cittadino di dire la sua. Quindi secondo me tutte queste difficoltà nell'elaborare delle linee guida di identificazione dei comitati di quartiere sono assolutamente inutili. Io mi auguro
che si pervenga all'approvazione della delibera così come approvata in commissione, perché non vedo il motivo per il quale dover sconvolgere o proporre un emendamento dopo aver fatto tanti lavori con commissioni differenti, anche con la partecipazione degli stessi rappresentanti dei comitati di quartiere attualmente riconosciuti nell'ex decimo. Poi, come sappiamo, nessuno impedisce nel corso del tempo, se si dovesse evidenziare il fatto che magari un quartiere non è proprio precisamente delimitato come dalla delibera, di farne un'altra aggiuntiva e modificarla. Però lasciare in sospeso la definizione dei quartieri dell'ex nono, a parte che è riduttivo per i consiglieri dell'ex nono che un minimo di conoscenza del proprio territorio dovrebbero averla. Quindi io mi auguro che le linee guida vengano approvate così come lavorate in commissione. Grazie. Grazie consigliere Lozzi. Consigliere Ciancio, prego. Grazie Presidente, onorevoli consiglieri. Io dico che si è fatto un gran lavoro in commissione per produrre le linee guida e quindi abbiamo lavorato e condiviso tanto lavoro. Io ho partecipato nel momento della votazione. E naturalmente alle osservazioni mi ricordo che c'era proprio questo problema. Consigliere, grazie. C'era proprio questo problema di valutare quali sono i quartieri dell'ex nono. E quindi mi è stato dato tranquillità, nel senso si potevano rivedere e guardare la delibera del 72, cioè c'è scritto nelle osservazioni va verificata la suddivisione in quartieri dell'ex nono, questo è il giorno 3-4 e naturalmente questo è un lavoro che va fatto, sono qua, mentre per l'ex decimo i quartieri sono ben suddivisi perché è un territorio diverso, per una città consolidata come il nono, dove è più difficile individuare dei quadranti, o ci atteniamo a quella che la delibera del 72, oppure è meglio discutere meglio sui quadranti, nulla di che, non si va a cambiare l'impianto, nessun articolo, solamente quello che avevamo deciso in commissione, se ben ricordate. Io vi devo dire che è giusto che forse 3 sono pochi i quadranti dell'ex nono, ed era Tuscolano, Appioletino e Prenestino Labicano identificati con l'ottavo, nono e settimo quadrante. Questo è quello che risulta dal decentramento amministrativo del 72, quindi l'ex nono è diviso in questi termini. 3 quadranti grossi che oggi non hanno neppure ragione d'esistere in questi termini, quindi è giusto che si è lavorato in una dimensione diversa, ma potremmo anche pensare al territorio come era stato diviso per quanto riguarda l'accorpamento dei municipi, dove il vallo ferroviario era una divisione netta, quindi i 3 grandi quartieri, San Giovanni, Alberone, con l'Albani, questo è un altro documento importante su cui noi dovremmo guardare, un documento prodotto dal Campidoglio, quindi io o in un modo o in un altro il lavoro della Commissione lo voglio riconoscere, io ricordo che nella votazione tutto questo diceva e questo si può fare, sono le parole del consigliere Fulvio che era il giorno 4 mi sembra quando abbiamo votato. Ha detto onestamente che è un contributo importante quello di dare la parola a tutti i cittadini, vuol dire non legittimare solo alcuni a parlare con le istituzioni, tutti devono avere la possibilità anche se non raggiungono i 100, questo è il tema fondamentale perché in un territorio come il nono non è la stessa cosa dei quartieri ben strutturati come ci stanno nell'ex decimo municipio, quindi potremmo elaborare in seguito una delimitazione diversa, io sono ben contento, comunque apprezzo il lavoro e sono sicuro che arriveremo a un ottimo risultato per lavorare
compiutamente con il territorio, facendo una vera partecipazione. Questo è il mio piccolo contributo che volevo dare alla discussione. Nel documento di approvazione delle linee guida troverete la mia osservazione riportata a margine giustamente dal Presidente della Commissione e valutata positivamente da tutti i componenti della Commissione. Io per cautela ce l'ho fotocopiata, per cui ecco, non faremo nulla di sgradito o fuori dalle linee di una Commissione, cioè si tratterebbe di avvallare quindi l'articolo che viene posto alla fine del deliberato, aggiungendo che per quanto riguarda i quadranti e i quartieri dell'ex nonno saranno deliberati sempre in commissione prossimamente, perché cioè, operativamente ce lo chiedono i quartieri dell'ex decimo di velocizzare questo rapporto e questo confronto con le istituzioni. Quindi questo è quanto. Grazie Presidente. Grazie a lei. Grazie. Consigliere Ciancio, altri interventi? Consigliere Tutino, prego. Non c'è Consigliere Lancia, voleva. Sì, prego, scusate, io adesso devo dire onestamente che tutto questo dramma su queste linee guida non sono riuscita a capirlo bene. I comitati non mi appartengono, non mi appartiene il municipio, non ho interessi personali su queste cose, quindi mi sembra, sembra un po' uno psicodramma che non ha ragione di sussistere. Effettivamente la suddivisione in quartieri dell'ex nono, come è stata fatta, è arbitraria, perché non esistendo è stata una suddivisione arbitraria fatta un po' a buon senso. Però nell'articolo si dice che indicativamente sono questi quartieri, cioè non è una suddivisione fissa ed è anche una suddivisione che comunque può essere cambiata. Quindi se questa cosa crea problemi, io ritiro gli emendamenti tutti e due e impegno la commissione quando faremo il regolamento sulla partecipazione a rivedere la suddivisione in quartieri. Però prego tutti di impegnarsi in questo della suddivisione dei quartieri, perché non essendocene una ufficiale ci vorrà un po' l'impegno di tutti quanti, insomma, altrimenti tutto diventa arbitrario. Grazie. Grazie consigliere Lancia. Quindi, se ho capito bene, consigliere Lancia ritira i due emendamenti. Consigliere Tutino, prego. Ma perché ritiri, scusa? Sì, in commissione su questo si è fatto un ottimo lavoro e vorrei ritornare un attimo a un discorso di metodo. A che serve un comitato di quartiere? Chiaramente serve per porre in rilievo alcune tematiche, siccome molto spesso, anzi normalmente, queste tematiche attraversano i territori e chiaramente è difficile che siano confinate ad un territorio, giustamente e comprensibilmente poi ci si è posti anche il problema di dove mettere i confini. Allora io penso che la soluzione migliore in effetti sia, cioè penso, apprezzo il fatto che è stato ritirato l'emendamento, perché gli emendamenti, perché laddove si dice indicativamente i territori sono questi, ciò lascia margine ai cittadini di auto-organizzarsi attraverso i territori. Se in futuro andassimo a ritoccare in maniera eccessiva questi confini, rischieremmo di fare qualcosa di più costrittivo, laddove i problemi invece attraversano i territori. Quindi questo come ragionamento di metodo e del senso di un comitato di quartiere. Fatti questi ragionamenti, la delibera è importante, ottima e consente un dialogo istituzionale con i cittadini, basato su una libertà organizzativa dei cittadini, proprio grazie a quell'avverbio indicativamente. Grazie. Grazie a lei consigliere Tutino. Altri interventi? Non ci sono altri interventi. Se permettete, dico alcune cose io. Allora, io credo che cioè noi su questa delibera dei comitati di quartiere, che faceva parte della precedente consigliatura, se lo ricorda, anche nella precedente consigliatura abbiamo lavorato
in stretto contatto con i comitati di quartiere e la comunità territoriale sulla predisposizione di queste linee guida, facemmo un lavoro di più commissioni. Tutti noi ricordiamo benissimo quelle riunioni e poi diciamo alla fine definimmo quella delibera, da tutti riconosciuta valida, sicuramente non perfetto, come tutti gli atti non sono perfetti, e diciamo c'è stato un lavoro, un riconoscimento da parte dell'amministrazione, da parte dei comitati di quartiere. Anche nella precedente consigliatura qualcuno pensava che definire le linee guida potesse essere, diciamo, un ridurre l'autonomia dei cittadini o dei comitati di quartiere. Noi invece, diciamo, la stragrande maggioranza, devo dire, anche adesso in questa consigliatura, pensa che invece andare a definire queste linee guida sia invece da parte dell'amministrazione, da parte dell'ente locale, in questo caso da parte del municipio, invece andare a riconoscere il grande lavoro che i comitati di quartiere fanno sul territorio. Quindi definire le linee guida non vuol dire limitare, ingabbiare, condizionare, invece vuol dire, se, almeno questo è quello che penso io, riconoscere il grande contributo, a volte condivisibile al 50%, a volte non condivisibile, che i comitati di quartiere hanno nei confronti, diciamo, dell'amministrazione municipale. E quindi penso che anche in questo atto, che è stato rivisto, come diceva il consigliere Poli, è stato anche modificato in alcuni punti, sicuramente meglio rispetto alla precedente delibera. E anche in questo atto, chiudo qui, ci fa capire che il municipio non può promuovere sicuramente i comitati di quartiere perché non è nei suoi compiti, ma può sicuramente condivide e sostiene la costruzione dei comitati propri perché riconosce, come dicevo prima, il contributo anche spesso critico che i comitati di quartiere e i singoli cittadini danno sui problemi del territorio. Andare, come diceva il Presidente della Commissione, andare ad approvare queste linee guida, non, lo diceva anche la consigliera Lotti, non condiziona nessuno. Tutti, anche dopo questa delibera, tutti i cittadini che vogliono costituirsi in associazioni, in comitati, i cittadini a livello singolo hanno diritto di partecipare e di essere ascoltati sui problemi del territorio. Quindi, secondo me, questo è un grande contributo che noi come amministrazione diamo sulle questioni territoriali. Grazie. Allora, dichiarazione di voto. Consigliere Giuliano, prego. Grazie Presidente. Nel dichiarare ovviamente il voto favorevole, condivido le parole che lei ha, diciamo, nel suo intervento messo in evidenza, quindi le linee guida sono state uno strumento che questo municipio ha voluto mettere in piedi per non ingessare qualunque tipo di attività, ma affinché questo, appunto, questi gruppi, questi guaguitati, queste associazioni potessero dare il loro contributo. Però una cosa, insomma, va messa in evidenza perché deriva anche dalla scorsa consigliatura, come si diceva prima, e il fine era anche quello di poter dare ovviamente voce, e sono d'accordo anche con il collega che prima mi ha nominato, il Presidente Ciancio, ovviamente, che noi non possiamo esimerci da non sentire, no, tutte quelle organizzazioni o tutte quelle cittadini, anche in gruppi, insomma, che hanno dei problemi e che si pongono la questione verso il nostro municipio, e ovviamente vanno ascoltati e vanno trattati. Però il fine del comitato di quartiere, la linea guida di quartiere, che è
partita nella scorsa consigliatura aveva anche una base importante, ed è quella di dire: nel momento in cui un quadrante riconosciuto, delineato, adesso c'è il problema appunto del nono, capisco che ancora non ci sono i quadranti ben precisi, ma nel decimo questo lavoro è stato fatto, diciamo, è stato più naturale e quindi si è evoluto negli anni, e il fine era anche quello di dire: in un quadrante affinché ci sia una partecipazione, ci sia un risultato di partecipazione, bisogna insomma che ci sia almeno un tot di cittadini che comunque votano, aderiscono, danno anche una rappresentanza al comitato. Ecco, questo era il fine, pure di non poter comunque suddividere, di disperdere, no, in tanti rivoli una rappresentanza territoriale. Poi altra cosa è quando appunto una struttura, un comitato, un'associazione, no, nato spontaneamente, ha il problema di fare, mettere in evidenza alcune cose. Lo può fare da solo, lo può fare anche all'interno del comitato di quartiere. Il comitato di quartiere è un po' un'organizzazione territoriale, un po', diciamo, generale, dove ci sono dei cittadini che danno il loro tempo, la loro persona, la mettono a disposizione di un quadrante per cercare comunque di essere d'aiuto. Io no, vedo solo questo e sono contento che sia così, perché noi non possiamo arrivare da tutte le parti, non ci abbiamo la palla di vetro, e su un municipio grosso come questo, a maggior ragione, io le chiamerei le sentinelle del territorio, insomma, quindi danno il loro grande contributo. E quindi quando loro ce lo portano si mettono, no, a confronto con noi e ci danno la possibilità di poter. Quindi questo era il fine della delibera, come era prima, come lo è oggi, e quello che non può essere rappresentativo un comitato di quartiere su un quadrante di 15-20 mila abitanti fatto da 200 persone. Questo, insomma, no, non bisogna comunque a spingere alla partecipazione senza mettere dei vincoli, no? Come succede, lo dico, nel caso del comitato di quartiere di Morena, che comunque è un po' restrittivo da questo punto di vista. Negli altri, bene o male, una partecipazione c'è maggiore, che permette quindi anche un confronto maggiore. Questo è il fine. Grazie consigliere Giuliano, altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Facciamo controprova, chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Rianda più. 20 voti favorevoli. Allora, la delibera è approvata con 20 voti favorevoli, nessun contrario e nessuno astenuto. Grazie. Allora, passiamo al quarto punto all'ordine del giorno. Proposte di risoluzione di iniziativa del consigliere, no, diciamo l'ordine del giorno qui è espresso male, proposte di risoluzione della commissione scuola avente ad oggetto asilo in convenzione. Allora prego presidente della commissione. No, prego. Prego. Solo consigliere Ciancio. Un po' di fotocopie di questo.
Prego, consigliere Ciancio. Grazie Presidente, assessori, Presidente del Municipio e consiglieri. Qualche appunto per dire il lavoro che è stato fatto, da dove parte. Ci siamo visti il 26 la prima volta per analizzare questo problema sulle convenzioni delle scuole dell'infanzia da 0 a 3 anni. E naturalmente il tempo, visto l'ordine del giorno così lungo, non ci ha permesso di lavorare in merito. Poi ci siamo visti il 2-4, se non vado errato, e però il giorno successivo la Commissione Capitolina stava approvando una mozione che poi è stata approvata successivamente, quindi noi abbiamo perso un po' di tempo rispetto al problema incalzante, importante, dei punti critici relativi sia al personale impiegato nelle scuole dell'infanzia, sia alle convenzioni, sia alla valutazione della qualità del servizio erogato, che a fronte di una delibera, la 244 del 2013, che ha istituito proprio questo blocco che determina alcuni punti fermi. Cosa voleva fare la Commissione Capitolina del PD, naturalmente, che ha presentato e ha fatto come dire, in modo celere e con attenzione suo il problema? Cercare di appurare se effettivamente i servizi in convenzione siano remunerati con il giusto prezzo oppure c'è qualche carenza dal punto di vista economico. E se è vero, come nella risoluzione citiamo, che dal 2006 che i prezzi non vengono aggiornati, è vero che il prezziario del Comune di Roma non va altro che in ribasso rispetto alle prestazioni servite, però in questo caso può produrre e sta producendo, visto del resto la grande protesta che c'è stata da parte degli operatori, quindi educatrici, produce essenzialmente licenziamenti, processi di formazione, discrezionalità sul numero dei posti e una serie di situazioni che vanno addirittura contro il contratto nazionale che dovrebbero formulare gli erogatori ai dipendenti. Quindi è giusto che noi promuoviamo questa azione, ma per determinare il giusto costo, io non voglio essere lungo, nel deliberato questa risoluzione propone il superamento della delibera 244 del 2013 attraverso la pronta costituzione, in seno alla Commissione Comunale preposta, di un tavolo congiunto con gli enti gestori del servizio educativo convenzionati, sia in proprio sia attraverso le associazioni esistenti ad hoc costituite, finalizzate alla progettazione e all'implementazione di un nuovo e più adeguato sistema educativo integrato di Roma Capitale, che abbia, come sempre stato fino al 22 maggio scorso, come pietra angolare l'attenzione alla qualità dei servizi erogati, il benessere delle famiglie e dei piccoli utenti, nonché l'equa remunerazione dei fattori produttivi impiegati. Equa remunerazione. Per arrivare a questo dobbiamo coinvolgere assolutamente il Consiglio Nazionale delle Ricerche, quindi nel secondo punto verificare attraverso il CNR quale ente competente a garanzia dell'imparzialità, che quindi possa certificare attraverso uno studio o un documento finale quali siano i costi reali di un servizio affidato in convenzione, a partire dagli standard fissati dal Comune e dalle variabili territoriali, sia i costi reali del medesimo servizio a gestione naturalmente anche comunale. A fronte di questa
di questa risoluzione. Io devo citare assolutamente che c'è stata una memoria di giunta che dava lo stesso indirizzo in data numero 3, la memoria di giunta del 23/2014. C'è stata la mozione approvata in assemblea capitolina il 3/4/2014 e poi la stessa commissione scuola nella data del 9/4 ha approvato questa risoluzione che vuole e naturalmente vuole porre fine a un equivoco di base che è quello su quello che è stato fatto ad aprile dello scorso anno in Campidoglio. Quindi formulare il giusto costo e appurare se 716 euro mensili per piccolo utente siano congrui per soddisfare l'esigenza dei gestori. Questa è la risoluzione e non ho altri interventi e punti da chiarire, magari se ci sono domande, ecco, grazie. Grazie a lei Presidente Cencio. Risolverlo io a un solo punto è molto breve e stringato, mentre questo qui... Questo è stato mandato ieri. È stato mandato ieri a che ora? Ieri mattina. Sì, mattinata. Allora, apriamo la discussione. Consigliere Tutino, prego. Grazie. Anzitutto sento veramente di ringraziare la Commissione per il lavoro e il Presidente della Commissione. Abbiamo avuto anche modo, soprattutto da parte mia, di litigare su questo argomento, ma diciamo che il documento che ne è uscito, grazie alla disponibilità del Presidente Ciancio, è veramente un ottimo documento. E rileva alcuni aspetti importanti. Io premetto che, essendo stato lavoratore di un asilo nido fino a pochi mesi or sono, ed essendo tuttora socio di un asilo nido, non parteciperò al voto e ma ritengo molto importante partecipare alla discussione perché mio malgrado e sulla mia pelle e sulla pelle di tanti colleghi di lavoro ho pagato le scelte e abbiamo pagato perché le paghiamo tutti noi, le paga la cittadinanza della giunta Alemanno, dell'ex assessore De Palo che hanno voluto con questa delibera 244 deliberatamente gettare nell'illegalità tutto il sistema degli asili nido convenzionati. Da 5 anni, attraverso varie azioni non violente, denunciavamo a tutti i livelli questo e ciò che ci veniva risposto negli uffici e all'assessorato era: sì, beh, sappiamo che queste cifre non consentono di lavorare legalmente, ma vedete un po' voi, il che vuol dire che il comune deliberatamente si faceva appaltatore dell'illegalità. A cosa serviva al comune? Ricordo che stiamo parlando della giunta Alemanno, un problema che la giunta Marino si è ritrovata addosso. Non credo che lo stia affrontando proprio con la giusta forza, ma ciò non toglie che è una polpetta avvelenata che gli giunge dalla precedente consiliatura. Appaltare l'illegalità serve e serviva al comune per creare un sistema di clientela tale per cui se poi non ti controllo tu fai parte della mia cerchia di favoriti, se ti controllo perché ti comporti male e alzi la testa
ti punisco duramente. Questo è lo schema della delibera 244, è uno schema estremamente grave, l'abbiamo denunciato a tutti i livelli, anche attraverso il portato che l'affiancava, ovvero il crumirato scientifico costruito con gli asili nido abusivi, di cui il comune sapeva, il comune a livello centrale sapeva tutto attraverso documenti che erano stati forniti, ma che ci è voluta la Procura della Repubblica per chiuderne alcuni e la buona volontà in particolare del municipio, per esempio ex nonno, dove su questo si è lavorato benissimo e si andava lì a chiedere: costringete a mettersi nella legge questi asili abusivi che attraverso un dumping voluto costringono all'illegalità i nidi illegali, nel combinato disposto con la delibera 244. Che cosa fa la delibera 244? Stabilisce standard che al tempo stesso il comune non paga, ti impone uno standard alto, ti paga di meno. Cosa succede se io costringo un gestore a stare con un piede nell'illegalità? Egli sarà portato non a violare le leggi quel tanto che gli servono per andare a pareggio, sarà portato a farlo di più, perché quando sei gettato nell'illegalità tutto quello che puoi arraffi, perché ormai il rischio l'hai corso e dopo devi appellarti al patrono politico che ti deve proteggere. Devo rilevare che la giunta del settimo municipio e il consiglio del settimo municipio sono stati il primo municipio su Roma a rendersi conto della gravità da un punto di vista legale, da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista di sicurezza, della gravità di questa situazione. L'hanno fatta propria come denuncia, il consiglio in commissione l'ha fatta propria come consapevolezza. A sua volta il Comune di Roma è andato a votare analoga mozione, anche lì c'è stata una comprensione importante da parte di tutte le forze di maggioranza. Ciò che si intende ricostruire è quel sistema degli asili convenzionati che non andava a costruire una serie di strutture illegali e a distruggere gli asili comunali, perché il sistema correva in parallelo, è stato costruito così dalle giunte Rutelli e Veltroni, che per molte cose poi mi sono sentito e mi sento di criticare, ma che su questo hanno costruito un sistema che faceva muovere in parallelo il sistema degli asili convenzionati e il sistema degli asili comunali. Ad un certo punto l'intento è stato distruggere i comunali, appaltare tutto sotto costo e in maniera illegale o paralegale. Questo ha determinato il movimento e la protesta degli asili convenzionati, che non è finita, che prosegue con presidi continui. Da parte mia quello che posso portare è l'esperienza che abbiamo pagato sulla nostra pelle, e detto ciò un altro contributo importante che ritengo di poter portare è sottolineare che si lavora su un metodo, ovvero non si chiedono più soldi in questa risoluzione, si chiede di accertare quali sono i costi reali. Spending review non significa tagliare senza guardare, spending review significa vedere quanto costa realmente il servizio. Eventualmente spending review può significare anche aumentare i costi, non necessariamente diminuirli se il servizio è dato sotto costo. Allora, questa azione non violenta che sta entrando nelle istituzioni... Grazie Presidente. Questa azione non violenta che sta entrando nelle istituzioni è anzitutto un'azione di verità, che non chiede denaro ma che chiede conoscenza.
senza cui non esiste possibilità di coscienza per decidere. Detto questo, Presidente, ribadisco la mia non partecipazione al voto per le ragioni che ho supportato e mi rimetto ai miei colleghi. Grazie consigliere Tutino, consigliere Coglia, prego. Scusatemi, io in merito al documento mandato ieri alle 11.48 volevo chiedere se è quello che è stato votato in commissione o se ha subito una rielaborazione. Mi risulta che l'altro è stato votato nell'ultima commissione mercoledì. Sì. No, io non so se abbiamo il verbale della commissione. Forse è accaduto che il testo a qualcuno sia arrivato il testo iniziale, oppure avete visto? Ieri sono stati inviati, il testo approvato in commissione mercoledì è stato inviato ieri mattina comunque, tutti quanti. Come è stato votato in commissione mercoledì questo testo? Manca la votazione sulla discussione. No. Il parere della commissione non c'è. Legga attentamente. La proposta di commissione non c'è. Si può sempre aggiungere, non è un problema. C'è il consigliere Benassi? Prego, consigliere Benassi. No, in merito alla domanda fatta al consigliere Coglia, dato che è tornato il consigliere Ciancio, se poteva rispondere lui all'interrogativo. No, la mia domanda era semplicemente se quanto inviato ieri alle 11.48 è quanto è stato votato in commissione, perché io purtroppo mi sono dovuto assentare, erano sei punti all'ordine del giorno quel giorno, quindi non ho potuto votare. Volevo sapere se era nella stessa forma di quello che stiamo discutendo oggi. Sono arrivati due testi a noi. Perché sono arrivati due testi, uno diciamo non conteneva questa risoluzione, ma era un solo punto molto generico e parlava di legality oriented. Allora, nel risolvere, è vero, ha ragione il consigliere Coglia, che c'erano tre punti, di cui l'ultimo punto era quello di operare un controllo severo sui convenzionati esistenti. Quel punto è stato diciamo cassato, perché secondo noi è un atto dovuto che gli uffici debbano operare il controllo su queste strutture convenzionate. Anzi, come cito nella stessa risoluzione, c'è la verifica biennale, cioè quindi non è che uno che ha avuto la convenzione vive natural durante, ma ci sono e dovranno essere operati dei controlli normali che gli uffici devono effettuare. Questo era quanto, e correttamente ricordavi che il terzo punto dell'impegno non c'è. Invece manteniamo assolutamente il fatto che sia il Consiglio nazionale come garante di formularci l'equo costo di una struttura in convenzione, quello sì, di un tavolo in cui partecipano anche dell'associazione ad hoc o chi il Campidoglio riterrà di coinvolgere. Questo è quanto. La risoluzione quindi dovrebbe porre fine finalmente, perché è intenzione anche del Campidoglio rivedere, superare questa delibera 244. Grazie. Siamo sempre nella discussione generale. Consigliere Giuliano, prego. Allora, sulla discussione generale sempre, Presidente? Discussione generale, Presidente? Sì. Ok. Allora, perché poi so che ci sono degli emendamenti, no? Quindi li valuteremo successivamente. Bene, io mi immaginavo stamattina, insomma, che all'interno di quest'aula ci fossero anche dei rappresentanti, insomma, dell'onda gialla, famosa onda gialla che cui abbiamo visto in questi giorni manifestare lungamente, anche in modo pacifico, soprattutto in modo pacifico, insomma, di fronte all'assessorato.
sabato a Piazza Santi Apostoli. Perché? Perché comunque questo municipio più di altri si è reso conto, si è reso partecipe di questo problema che comunque è insito al meccanismo dei nidi in convenzione da diverso tempo. Però va bene, quindi non abbiamo dei rappresentanti, ma sicuramente vedranno la registrazione che Liberi TV puntualmente fa, e li ringraziamo, e così si renderanno conto, insomma, di quello che è stato il nostro ragionamento consigliare, quindi di aula. Immaginavo anche che il collega Tutino, insomma, facesse un intervento un pochino più appropriato, nel senso che è uno di quelli che ha smosso anche questa sensibilità, bisogna riconoscerlo, e mettendo in evidenza quello che è il problema sostanziale dei nidi in convenzione, perché c'è una grossa differenza tra il nido pubblico ovviamente e i nidi di convenzione privati, perché poi ci sono anche i nidi privati che non stanno in convenzione. C'è un mondo che è stato in questi ultimi 5 anni, 7 anni, insomma, affrontato in modo anche deciso, però poi con diverse vedute e diverse mete, quindi non è stato poi il raggiungimento uguale per tutti. Però è un mondo che fa la differenza, è un mondo che su questo settore, sul discorso appunto dei famosi cosiddetti asili nido 0-3 anni, il servizio è fondamentale. È fondamentale perché, appunto, dice la parola, è un servizio, non è obbligatorio, la scuola dell'obbligo parte dalle elementari, però questo servizio per molte famiglie italiane e quindi romane di conseguenza fa la differenza, perché garantisce la possibilità di poter portare avanti le proprie attività lavorative con più tranquillità, no? E poi c'è anche da aggiungere che andrebbe anche rivisto i criteri per l'assegnazione anche dei posti in asili nido, perché comunque ci sono delle sfumature che non rendono, diciamo, in modo intelligente quello che è la realtà attuale della richiesta. Esempio, ci sono appunto delle mamme, delle madri, insomma, che non riescono ad andare a lavorare perché non riescono a mettere il bambino nell'asilo, insomma, no? E quindi non hanno la possibilità di cercarsi un lavoro, ma dici sì, però questo viene dato a chi ha già esigenza, tra i genitori, insomma, che lavorano tutte e due. Bisogna, secondo me, subentrare anche questo. Ritorno ovviamente alla differenza del problema. Il problema è che dei nidi in convenzione è stato fatto un attacco negli ultimi anni. Ora, una parte di questo attacco deriva anche e ovviamente da tutto quello che è il bilancio economico generale del Comune di Roma, per cui su tante situazioni si cerca di trovare sempre delle economicità, e ovviamente dà fastidio quando questa economicità si va a trovare in un servizio ai bambini. Però poi tutti partecipano, e quindi anche nella scorsa consigliatura è stato fatto un passaggio diciamo di riduzione dell'orario, che ha portato quindi a un'ora e mezza al giorno di media di copertura, quindi a una riduzione anche dell'importo economico, fino ad arrivare, come diceva prima il Presidente, intorno ai 716 euro, dai 770 che erano prima, 780 che erano prima. E questa è stata l'unica cosa che poi sembrava poter sopportare, e lo ricordo perché in quel contesto ero in commissione scuola e lavoravo anche con l'ex assessore Laura Marsilio, che pagò anche per questo motivo
la sua sostituzione, cioè nel tamponare una certa diciamo una certa strategia politica e difendendo quello che era il ragionamento di impostazione, il fine del servizio, alla fine poi ha pagato anticipatamente con la sostituzione. Perché? Perché comunque è un mondo questo che va attenzionato. Ora io sono stati fatti degli emendamenti e quindi entreremo nel merito, ma bisogna essere attenti, il nido pubblico costa di più del nido privato convenzionato e non si può chiedere al nido privato convenzionato ulteriori sacrifici, a vantaggio poi del pubblico che già ne ha molti. Ora poi si discute sul discorso del precariato, dice va bene, ma comunque no, i dipendenti pubblici degli asili nido pubblici hanno comunque delle liste d'attesa, non vengono assunti eccetera, ma se si interviene in modo negativo sul convenzionato avremo non precarietà ma avremo licenziamenti, perché comunque se non c'è una garanzia della struttura anche dal punto di vista economico, pensavo che il collega Tutino potesse dire appunto che non c'è una garanzia per chi ha investito dei soldi in criteri che l'amministrazione comunale ha dato come vincolanti e tu sei soggetto innanzitutto a un customer satisfaction da parte di genitori che comunque hanno solo l'obbligo di dire mi piace o non mi piace all'interno dello stesso nido, cioè è come bisogna dire al, ti è piaciuta questa? Segnata così, la dopo la dici, dire all'oste come il vino, cioè è normale, no? Quando uno sta in un asilo dice quindi come va, come funziona? Bene, bravi, ma non capiscono e non conoscono qual è il fine progettuale, qual è il fine progettuale, diciamo, di quell'educazione, non lo possono sapere perché se non stanno all'interno, se non sono persone che fanno questo tipo di lavoro e che studiano questo tipo di realtà, è normale che è fine a se stessa. Non possono essere sottoposte a un controllo o a una ghigliottina biennale, perché non si capisce che si possa fare un bando di 5 anni, 10 anni per cui quell'azienda, quella struttura possa dare il servizio continuativo perlomeno per un periodo, cioè ogni anno, ogni 2 anni stanno comunque sottoposti a quell'ansia, capito, di essere rivalutati, che non significa non controllare, cioè tu mi fai un bando decennale, chi ha questo know-how lo porta avanti e tu sistematicamente fai dei controlli, ma dei controlli autorizzati e dei controlli con personale qualificato che sia un misto fra l'amministrazione e gli addetti ai lavori. Così Giuliano, c'ha un minuto, eh? Io volevo chiedere la mezz'ora, vedete, mi ha fregato stavolta. La prossima volta. Mi faccio sugli emendamenti, ma questo mi serviva a metterlo in piedi, perché, ripeto, il collega Tutino se ne è battuto su questo. E non è, forse non è emerso nel suo intervento, non si può continuare a dover intervenire su loro anche con il mese di luglio, perché adesso la 244 porta a non coprire il mese di luglio, per cui se ti iscrivi, se ce l'hai vieni pagato, se non ce l'hai non vieni pagato, e quindi anche questa mancanza comporta per una struttura che è una piccola azienda, comporta una non sicurezza dal punto di vista del quadro economico generale, per cui questa vicinanza, e chiudo Presidente, questa vicinanza nasce dall'esigenza di riequilibrare i ruoli, il pubblico e il privato devono coesistere perché sono, no? Come si dice, si danno comunque supporto, però le regole del gioco devono essere stesse, non è che una parte ha la possibilità di poter avere 1.200-1.300 a bambino il pubblico costa e il privato intorno ai 700, insomma non si può pretendere lo stesso servizio a differenza economica, anche se poi io vedo che la maggior parte dei nidi convenzionati privati insomma danno dei servizi sopra la media. Grazie consigliere Giuliano, altri interventi? Consigliere Coglia, prego.
Allora, su un argomento così delicato, sinceramente avrei voluto che avessimo discusso di più in aula. È vero che è stato portato 3 volte all'ordine del giorno l'argomento, ma è stato discusso, secondo me, non approfonditamente come meritava. Sicuramente l'organo dell'impianto della prima stesura era molto articolato e la parte di risoluzione era molto banale, diciamo, perché parlava semplicemente di un approccio legacy oriented che praticamente stiamo chiedendo al comune di rispettare la legalità, ed è una banalità, insomma. Nella seconda stesura sicuramente ha definito meglio le azioni da portare avanti e ci trova d'accordo nei contenuti. Quello che vorremmo in generale è un approccio sempre mirato alla qualità del servizio, come in questo caso. Non sempre è possibile, perché le amministrazioni sono spesso portate a fare i censori piuttosto che i gestori, e questo ci dispiace molto, insomma, perché sicuramente 2 ambiti che sono molto toccati a livello nazionale e comunale sono la scuola e la sanità, e sinceramente questo denota la cecità della nostra amministrazione pubblica, e ci mettiamo noi anche dentro questo gruppo di persone, perché pensiamo sempre al costo. L'abbiamo visto anche nel costo per bambino, il costo del lavoro. No, dobbiamo pensare ai benefici, non ai costi. È bene che ci sia un organismo che faccia questo studio, perché comunque poi ci sono persone che devono anche, come dire, campare le loro famiglie con questo lavoro. È bene che ci sia attenzione però ai servizi, quindi chiederei un approccio migliore ai servizi del Comune di Roma e del Municipio, così come fa questa risoluzione. Noi siamo d'accordo e la voteremo favorevole a questa risoluzione, e auspichiamo un approccio dello stesso tipo anche per tutti i servizi scolastici e sanitari, sia del Comune di Roma che ad altri livelli. Grazie. Grazie a lei, consigliere Coglia. Consigliere Lanotte, prego. Facevo una riflessione sugli asili nido, ricordandomi che l'asilo nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico. Allora, gli asili comunali nascono perché il comune, il municipio, aiuta e soprattutto fa un servizio per i propri bambini. Io vorrei l'attenzione di tutti, soprattutto di Davide, perché mi piacerebbe parlare anche con lui. Scusa, è per gli emendamenti che stiamo... Sì, no. Gli asili convenzionati nascono come asili privati, che però il comune, non avendo più asili comunali, chiede ai privati di aiutarli, di aiutare il comune. Sbaglio? Allora, dopodiché ci sono dei bandi, ci sono degli standard da rispettare, e gli asili privati vengono accreditati. Se la convenzione non mi sta più bene, io esco dalla convenzione. Vi parlo come esperienza. Allora, lavorando come ente gestore per la Regione Lazio, ed essendo in convenzione anch'io con la Regione Lazio, e in base alla legge, per esempio, della Bersani, della liberalizzazione, qualsiasi persona poteva aprire, nel mio caso della farmacia, no? Qualsiasi persona ora poteva vendere farmaci dappertutto e poteva aprire parafarmacie dappertutto, e non mi interessava se alla porta a fianco c'era una farmacia, si apre la parafarmacia, che problema c'è? C'è la liberalizzazione. Decreto Bersani. No, legge, non è manco decreto. Allora, quindi se io asilo privato, non è una critica, è un...
essere dispiaciuta, perché io credo moltissimo nelle imprese private, perché hanno una forza propulsiva eccezionale, hanno una forza di ricrearsi eccezionale, a differenza, non è neanche questa una critica, del comunale, che ormai sono fanno questo, il lavoro lo fanno benissimo, per l'amor del cielo, però hanno il loro stipendio, sono tranquilli. L'impresa privata va a dormire la sera e non sa se l'indomani avrà lo stesso guadagno che ha avuto la giornata, può avere pure remissione, no? Quella è l'impresa privata, cioè il rischio di impresa che in un'impresa privata viene conteggiata. Allora, anche un asilo nido privato ha questo. Allora, a me dispiace che ci sono degli standard che si sono abbassati, che secondo me dovrebbero avere gli stessi, come viene pagato un educatore comunale dovrebbe essere pagato un educatore privato, perché non c'è nessuna differenza, no? Cioè, escono fuori dalla stessa scuola, dalla stessa università, hanno gli stessi titoli. Prendersela con delle persone che magari hanno ridotto per una questione di risparmio, perché non possono andare a incidere sugli asili comunali, perché lì sarebbe da incidere, perché un asilo comunale che ha bambino paga 1300 euro, mentre un asilo convenzionato viene risarcito di 700 euro, beh, chiunque alzerebbe la testa e direbbe: ma porca miseria, ma perché questa ingiustizia? Allora, io quello che dico, andare a... perché sino al 2008 si andava bene? Ora, probabilmente perché si era in una situazione politica in cui si stava tutti tranquilli, poi quando si è visto che la tranquillità non era per tutti a livello finanziario, allora si è cercato di ridurre. Certo, è toccato ridurre a una certa giunta, a una certa consigliatura che ha ridotto, e allora tutti diamogli addosso a questa consigliatura e a questa giunta, giustamente o non giustamente. Però io penso che non debbano essere visti come degli inquisitori, come delle persone che hanno voluto assolutamente tarpare le ali. E se hanno concesso l'apertura ad altri asili, non l'hanno fatto perché volevano parlare di non legalità. A me non piace questa parola che viene usata ultimamente per la legalità. Non è così. Perché secondo la legge della liberalizzazione, io posso aprire pure un asilo di fronte, a fianco o da un'altra parte. Poi è interesse mio se vado a fondo, perché sicuramente il servizio dell'asilo che mi sta di fronte, oltre a essere convenzionato, è migliore. Però c'è il rischio di impresa che io asilo mi devo conteggiare. Cioè, non si parla di legalità, si parla di avere un pochino di una elasticità nel mercato, che nel mercato economico ultimamente dobbiamo avere. Non possiamo pensare che c'è sempre lo Stato o il Comune che ci deve sovvenzionare i nostri rischi. Grazie. Grazie consigliere Ranotto. Consigliere Benassi, prego. Grazie Presidente, colleghi e colleghe, Presidente Fantino, assessori presenti. Dunque, io volevo porre l'accento su un aspetto della delibera citata nella risoluzione che ha poco fa sollevato il collega Giuliano, che riguarda il mese di luglio, ovvero questa delibera stabilisce che la quota per il mese di luglio deve essere corrisposta solo se il bambino frequenta effettivamente. Questo rappresenta un colpo pesante sia alla qualità del servizio che per la dignità dei lavoratori. Perché dico questo? Fino allo scorso anno, nonostante le famiglie pagassero secondo l'effettiva presenza del bambino, che già comportava una discreta perdita per il gestore, il comune corrispondeva comunque la parte dovuta per ogni bambino, a prescindere dall'effettiva presenza. Tra l'altro, poi il gestore comunque ha dei costi fissi da sostenere: il costo del personale, che percepisce di norma 13 mensilità a prescindere dal numero di bambini frequentanti, e anche l'affitto della struttura. E queste voci di spesa non sono comprimibili e indipendenti dal numero di bambini presenti. Inoltre,
Il tipo di contratto non permette la riduzione del personale quando il numero di utenti diminuisce, a meno che non si utilizzino contratti a termine, che oltre che andare a discapito del lavoratore va anche a discapito del bambino, il quale non sarebbe più possibile garantire la continuità educativa. Cioè, voi immaginate, insomma, questi bambini che nel mese di luglio sono vengono spostati, perché questa è stata una proposta da parte dell'assessore Cattori, di spostare i bambini durante il mese di luglio negli asili comunali, però c'è tutto un problema che riguarda anche l'ambientamento del bambino all'interno della struttura, e si rivela già così insufficiente questa proposta. Noi come gruppo siamo a favore di questo testo, affinché ci sia una commissione che appunto riveda un attimo la situazione, che la relazione tra comune e nidi in convenzione, perché come abbiamo letto da diversi articoli ascoltando i lavoratori c'è stata una riduzione della qualità del servizio, ma anche una complicazione del rapporto che vede poi in qualche modo il comune non dico in conflitto, però ci sono delle problematiche che ci sono da tempo nel rapporto con la pubblica amministrazione, e siccome noi crediamo che ci sia la possibilità di un rapporto sereno tra pubblico e privato, siamo a favore di questo testo così come è stato licenziato dalla commissione. Grazie. Consigliere Laddaca, prego. Grazie Presidente, assessori, colleghi consiglieri. Intanto devo dire che sono molto d'accordo sul punto di attenzione che ha posto il consigliere Benassi, che mi ha preceduto, sulla questione del mese di luglio. Non dimentichiamoci che stiamo parlando di fasce delicatissime, cioè bambini molto piccoli che quando entrano negli asili fanno un periodo di inserimento studiato e calcolato perché possano imparare a rapportarsi con i propri insegnanti, con gli educatori, con gli altri bambini che troveranno nella classe. E quindi ecco, questa questione che si è venuta a creare del mese di luglio credo che possa creare delle difficoltà a questi bambini sull'equilibrio, sul proprio sviluppo, sulla propria educazione, anche in un'età così piccola. Sono d'accordo anche con la consigliera Lanotte, però, su alcune questioni, o comunque in parte d'accordo. E è chiaro che la politica è chiamata a fare delle scelte, e in un momento di riduzione di bilanci, in un momento di tagli, credo che anche noi saremo chiamati a fare delle scelte, temo, in futuro, di riduzioni, di revisioni di alcune dinamiche cittadine. Quindi non me la sento di gettare completamente la croce addosso, insomma, a chi ci ha preceduto, che evidentemente ha cercato di far fronte a delle problematiche che c'erano cercando delle soluzioni migliori. Credo però che sia pericoloso, e questo lo dico con tutta, insomma, la stima e l'affetto nei confronti della collega Lanotte, ma lo dico a tutti, credo sia pericoloso dire se la convenzione non va più bene possiamo uscire, perché non dimentichiamoci che queste strutture adempiono una grande funzione sociale in città, perché il comune non riesce a far fronte a tutte le richieste. Quindi se c'è una situazione di disagio e di difficoltà, come c'è in questo momento a Roma, non possiamo permetterci che, per assurdo, tutti i nidi in convenzione decidano di abbandonare la convenzione perché la convenzione non funziona. Ci troveremo con decine, centinaia di bambini che non possono accedere a strutture con dei costi ragionevoli o diciamo assimilabili a quelli comunali. Io credo che si è cercato di dare delle risposte negli anni passati, legittimamente, facendo delle scelte legittime, giuste, sbagliate, anche quelle che faremo noi potranno essere giuste, sbagliate, criticabili, però visto che a distanza di qualche anno si è evidenziato un problema su quelle scelte, sulle dinamiche che si sono create, noi stiamo semplicemente chiedendo, attenzione, fermiamoci un attimo, riragioniamo su tutto il sistema che ha evidentemente delle criticità e delle problematiche. C'è uno scompenso forte tra quello che il Comune riconosce alle proprie strutture su un costo adeguato mensile per bambino e quello che riconosce a questi asili convenzionati, che fanno lo stesso
lavoro, la stessa attività, anzi abbiamo visto a volte con l'aggravio magari di dover pagare un affitto o un mutuo per la struttura, cosa che le strutture comunali ovviamente non devono fare. Quindi questo atto che è passato in commissione e che condividiamo pienamente, quello che è uscito dalla commissione, vuole semplicemente dire che occorre un momento di ragionamento. Occorre che un attimo ci si fermi tutti, si ragioni su quello che diamo, su quello che chiediamo a questi asili, sulle condizioni che per legge sono posti, il rapporto educatori-bambini, l'orario, il rispetto ovviamente dei contratti di lavoro nazionali e così via. Quindi non chiediamo nient'altro, che si crei una commissione con un controllo terzo assolutamente di valore come quello del CNR, e che si ragioni nuovamente su un qualcosa che si è provato a risolvere, ma che evidentemente crea delle criticità e che vanno risolte. Io non, insomma, anch'io sono convinto che non è stato, insomma, le scelte passate non sono state fatte per nessun altro motivo che quello di cercare di risolvere un problema in momento di tagli. Evidentemente la risoluzione di questo problema ha creato però alcune difficoltà. Ora cerchiamo di andare avanti tutti insieme e risolvere queste difficoltà. Grazie. Grazie a lei, consigliere Laddaca. Non c'ho altri interventi. Consigliere Patrona, la prego. Sarò breve perché... Buongiorno Presidente, bentornata. Ci è mancata, eh? Lo so, ci dà la carica. Dunque, poche parole, perché quello che è stato detto da tutte e due le parti è abbastanza esaustivo di quello che dobbiamo votare. E l'unica cosa che mi ha lasciato un po' perplesso la Commissione, questo percorso travagliato di questa risoluzione, perché è partito da uno sciopero della fame, da una presentazione, siamo arrivati a uno sciopero della fame per essere poi per approdare poi nuovamente in commissione, anche se manca il parere, però credo che sia per mero errore, mi auguro che sia per mero errore, e siamo arrivati oggi in consiglio con, diciamo, una parte in copia e incolla e una parte, diciamo, è stato il frutto della commissione propria. Certo, sentire un consigliere che fa un intervento di 3 minuti, 4 minuti parlando degli asili nidi, dire che è coinvolto e non partecipa al voto quando lui è stato il promotore della prima risoluzione, beh, mi lascia un po' perplesso, diciamo, perché dico, è assurdo, ha parlato di asili nido, ha parlato di tutto, sono coinvolto. Ti lascia perplessa l'onestà. No, sono coinvolto, non partecipo al voto, però parlo perché stiamo in streaming, pertanto è tutto registrato, gli amici di Radicali le sentiranno e vedranno tutto il suo intervento, come quello che è successo con Ponte Galeria. È la stessa identica cosa. Che cosa facciamo? Chiudiamo, il consigliere Tutino fa una proposta insieme alla sua lista civica, la lista Marino, ci presenta la chiusura di Ponte Galeria, quando il senatore Marino, allora senatore, presidente della Commissione Sanità Internazionale, fa un... è inutile che dici che sto andando fuori tema, perché non vado fuori. C'era Patronala. Sto andando fuori. Sì. No, perché vedo che cominciano... Scusate, questo... Diciamo, lasciatemi questo compito antipatico. Quando esco fuori dal seminario... Scusate, per favore. Pensate che io rimango... Per favore. Consigliere Patronala, per favore. Ormai mi conoscete, no? Quindi è noi che ve sbracciate, che dite per favore. Ok, quindi chiudiamo Ponte Galeria, 15° municipio, il 7° municipio fa una mozione, invitiamo il presidente, signor presidente, non so con quale faccia lei andrà dal suo sindaco e dirà c'è una mozione per chiudere Ponte Galeria. È Roma, è presente sindaco, Roma? Non è possibile. Il sindaco di Roma, dirà, ma io ero presidente. Consiglio Ratonda, torni all'argomento del punto dell'ordine del giorno, però, per favore. Ci sto tornando, mi faccia fare il giro largo e tornerò. E quindi ero il senatore Marino, allora senatore Marino, presidente della Commissione Sanità del Senato, ha partecipato, è entrato dentro Ponte Galeria, ha visto che bisogna assolutamente chiuderlo, era senatore all'epoca, poi non lo chiude perché decade come senatore, giustamente diventa il nostro sindaco di Roma, ritorno nel tema, sindaco di Roma, e che cosa succede? Alla Caritas a Natale il nostro sindaco fa una bellissima dichiarazione e dice a tutti quanti, Ponte Galeria va chiuso, e noi usciamo col 7° municipio e diciamo chiudiamo il Ponte Galeria. L'abbiamo approvata ai 9. Allora io dico,
Lo so, infatti. Infatti ricordo anche quello che ha detto lui. Consigliere Matoglio, toglia l'argomento, per favore. Giusto. E infatti ricordo anche quando il consigliere Cofano, sulla mia domanda che ho detto sulla mozione, non c'è scritto dove li mettiamo, ha detto gli diamo casa a tutti quanti. Ma certo, quello che avete fatto l'altro ieri, infatti, è un motivo per dare la casa a tutti quanti. Distruggiamo Roma e diamo la casa a tutti quanti, perché è giusto, con la violenza andiamo avanti. Ok, andiamo oltre. Quindi quello che voglio dire non partecipo al voto, ho detto condivido pienamente la risoluzione anche se il percorso è stato travagliato, ma dire non partecipo al voto dopo che è stato il promotore di una mozione mi sembra un po', diciamo, una un'ipocrisia che sta entrando in questo consiglio, cioè in questo consiglio che sta in alcuni momenti va bene, in alcuni momenti esce fuori dal seminato, come sto facendo io col mio discorso, giustamente. Però ho detto Ponte Galeria, adesso mi dice io presento la mozione, non me la accetta la commissione scuola, che cosa faccio? Faccio un comunicato, sciopero della fame, entro in sciopero della fame. Se il presidente Morello, perché si è messo paura, perché è il secondo sciopero della fame che gli faceva sto consigliere, ti dice ferma, aspetta, smetti lo sciopero, interrompi lo sciopero. Il presidente Fantino non lo sapeva, che o forse qualcuno gli ha telefonato in Argentina e gli ha detto oh, sta facendo lo sciopero della fame il consigliere Tutino. E invece che cosa è successo? È successo che interrompe dopo nemmeno 3 ore lo sciopero della fame. E che cosa fa il nostro presidente della commissione, sensibile al problema degli asili nido? Che cosa fa? Trasforma la sua risoluzione, la soluzione di Tutino, fatta in un modo molto critico, perché era quella, era tutto un attacco, come ha fatto nel suo intervento, un attacco alla vecchia gestione comunale, perché qui diciamo sempre che quelli che hanno fatto gli altri è sempre peggio, però non riuscivo mai a capire se c'è qualche cosa che quelli che hanno fatto prima di noi, come ha detto la Daga, non gettiamo la croce a chi è stato prima di noi, perché può darsi che quel qualcuno ha tentato in una maniera o nell'altra di migliorare il sistema. Non c'è riuscito, pazienza, cerchiamo di aggiustarlo, ma non possiamo condannarlo. Concludo dicendo, che c'è? Vado? No, vedo che vi muovete con le mani. Concludo senza che mi dice mi mancano 30 secondi. E quindi condivido pienamente il lavoro che ha fatto questa commissione, non posso condividere l'atteggiamento di un consigliere all'interno in streaming, all'interno di questa sala, che non partecipa al voto. Io dopo un intervento di 3 minuti parteciperei al voto e mi assumerei le mie responsabilità, perché se è sbagliato io devo partecipare al voto. Non posso presentare una mozione a mia firma, viene modificata, vengo qui, faccio un intervento e dopo che faccio la dichiarazione non partecipo al voto. Questa è un'ipocrisia totale che dentro questo consiglio è ora che sparisca, perché alcuni consiglieri non possono continuare a fare un'ideologia così, non so, strana, non lo so, di alcuni problemi importanti quando abbiamo il nostro campo della Barbuta che sta andando a pezzi. Ci abbiamo via Schiavonetti, ci abbiamo i Zingari, ci abbiamo, voglio dire, questi sono i rappresentanti del Puppe di Giulia Agricola, che sta andando in sfacelo, quindi un'immagine. Noi ci preoccupiamo di chiudere Ponte Galeria, così Palmiro Togliatti, che già è nato un nuovo campo nomadi, ci troveremo tutti Ponte Galeria, li troveremo tutti dentro, altrimenti leviamo le case ai nostri cari italiani, senza razzismo, per carità, però diamo la prima a quelli che stanno dentro Ponte Galeria, a quelli che stanno arrivando con le barche, perché ormai è definita un'invasione, non è più un'immigrazione, ma un'invasione da parte di tutti questi paesi. E noi stiamo parlando di modificare alcuni atteggiamenti, alcuni errori fatti dalla vecchia amministrazione. Beh, signori miei, rimango basito, do il voto favorevole alla risoluzione, ma certo non al comportamento di... non dico il nome perché sennò mi replica e non vorrei... Grazie, consigliere Matronola. Allora ci sono... Ciancio. Consigliere Ciancio, prego. Grazie, Presidente. Io è vero che... sono rimasto... Signora Carso, vuol dire... No, ho visto che non può guardare. Rimango sconcertato quando noi stiamo facendo un lavoro a prescindere dagli interessi, a prescindere se qualcuno
in essere qualche conflitto, però mi dispiace se qualcuno si permette di dire in quest'aula l'appaltatore dell'illegalità. Io faccio parte delle istituzioni degli appaltatori dell'illegalità, quindi non voglio che si dicano queste parole, l'ho detto prima, nessuno al comune vuole imprimere questa azione, per cui lo ripeto a chiunque, l'illegalità e la legalità è qualcosa che è scritta. Se qualcuno la manifesta è solamente perché è un fatto personale, esce fuori dalle regole. Arrivato poi, io volevo smontare un po', non so se possiamo parlare degli emendamenti adesso, dobbiamo parlarne separatamente. Adesso separatamente. Ne parliamo dopo degli emendamenti, consigliere Ciancio. Perché ci sono alcune cose che sono condivisibili, altre purtroppo è un racconto e dobbiamo inevitabilmente citarli nel considerato che. Grazie. Allora, ci sono altri interventi. Abbiamo quattro emendamenti, di cui tre soppressivi, giusto? Sì. Tre soppressivi e uno aggiuntivo, sostitutivo. Allora, primo emendamento, chi è che lo presenta? Consigliera Cercconi, prima firmataria? A 5 minuti. Buongiorno, do il mio buongiorno al Presidente che non abbiamo visto per tanto tempo e mi fa piacere vederlo in consiglio. Bentornata. Per quanto riguarda il primo emendamento, riguarda la seconda pagina, non so se avete davanti il testo della mozione. Scusi un attimo, possiamo anche decidere di fare una discussione unica sugli emendamenti e poi eventualmente. Okay. Lei li può presentare anche tutti e quattro, sì, facciamo una discussione unica e poi li votiamo separatamente. L'illustrazione sarà breve, quindi poi avremo tempo per discuterne. Per quanto riguarda il primo punto, il primo emendamento, eliminare dalla seconda pagina, quindi non so se l'avete sotto mano, il terzo punto, e parla in particolar modo dall'accertato che il sistema di accreditamento viene riformato in maniera tale da favorire la discrezionalità da parte dei funzionari coinvolti nel processo, quel punto lì. Il secondo emendamento, poi magari apriamo la discussione, adesso li elenco, in particolar modo abbiamo chiesto nel secondo e il terzo emendamento di eliminare sia i riferimenti al CNR che al CNL, in quanto purtroppo io volevo far presente che quando vengono fatte determinati studi, nel caso ultimo citato, che avete citato nella risoluzione, in realtà la ricerca che è stata fatta non coglie completamente il senso dello studio, vengono saltati e non sono stati presi in considerazione determinati parametri o comunque determinate variabili come quella dell'apertura, degli orari di apertura che potevano essere diversi, della capienza, degli spazi, del rapporto e dei parametri numero di educatori bambini, quindi ci sono delle variabili che non sono state prese in considerazione. Per questo, per quanto noi possiamo essere ovviamente favorevoli a un tipo di studio, ci sono delle variabili non prese in considerazione, in quanto che poi in realtà sono fondamentali in questo tipo che noi riteniamo fondamentali in questo tipo di situazioni e che per tale ragione ci spingono a chiedere un emendamento soppressivo. Per quanto riguarda il quarto emendamento, è un emendamento sostitutivo e visto che al secondo punto si parla le nuove strutture accreditate e tutto il secondo punto, e lo vorremmo sostituire, non so se vi è già arrivata il foglio con gli emendamenti, vorremmo sostituirlo con il sistema di accreditamento così riformato rischia di lasciare spazio discrezionale nell'esame delle istanze, nonché debolezza nel sistema dei controlli e nel processo di verifica del possesso dei requisiti, in particolare rispetto alla situazione contrattuale del personale impiegato, delle nuove strutture in corso di selezione. Cioè, il problema qual è? Io continuo a parlare anche, il problema qual è? Abbiamo voluto sottolineare con tale emendamento innanzitutto la voglia di eliminare spazio discrezionale, cioè nel momento in cui
noi diamo, facciamo delle convenzioni, insomma apriamo e abbiamo intenzione di aprire, diciamo che i canoni o i requisiti devono essere dei requisiti obiettivi e non dei requisiti che possano lasciare spazio discrezionale. Questo è il primo punto che abbiamo voluto sottolineare. Il secondo punto è sicuramente il sistema dei controlli e il possesso dei requisiti. Io questo, al di là di quello che riguarda questa, di questo atto, ritengo che il sistema dei controlli sia il sistema necessario affinché tutto venga fatto nella legalità. Noi possiamo avere miliardi di leggi, di atti, di mozioni o di risoluzioni, ma se poi non si verifica o non verifichiamo quello che approviamo, quello che stiamo facendo, diventa tutto inutile. Quindi questi sono i punti che abbiamo voluto come Fratelli d'Italia, sostenuti da tutte, da Cittadini per Roma e da Forza Italia, abbiamo voluto mettere, come porre all'attenzione e insomma speriamo che vengano prese in considerazione. Grazie. Grazie consigliere Cerconi. Consigliere Cerconi, io anche gli altri firmatari, non si comprende bene quando gli emendamenti 2 e 3 ci eliminate i riferimenti specifici al CNR o a CNEL. Cioè, se io, cosa vuol dire? Cioè, eliminare tutti i paragrafi dove si parla di CNR, di CNEL, eliminare solo il termine, non si comprende bene qual è, su che cosa dobbiamo esprimerci. Se io dove c'è scritto evidenziato, guardi, che guardi, le faccio un esempio, se io per esempio evidenziato che devo eliminare il riferimento a CNEL, è chiaro che mi cade tutto l'evidenziato. Guardi, gliel'ho spiegato poco fa, le ho detto che per quanto possa essere insomma comprensibile lo studio che è stato fatto, in realtà manca di alcuni parametri e della valutazione di alcune variabili, pertanto senza la presa in considerazione di tali variabili secondo noi non è insomma possibile o ammissibile lasciare uno studio del genere. Quello non capisco, bisogna togliere secondo questo emendamento tutto l'evidenziato che? Sì. Cioè tutto il paragrafo. La memoria di giunta. Allora va specificato perché così. Ma se io le dico lì. Guardi, le faccio un altro. Cioè l'emendamento. Mi sembra fa spiegare per esempio. Consigliere Cerconi, un attimo solo. L'emendamento soppressivo dice eliminare la parola Caio alla parola Sempronio, cioè eliminare il riferimento al CNR, su che cosa ci dobbiamo esprimere noi? Cioè o si elimina un paragrafo, guarda, un capitolo, un articolo, tutto. Se me lo fa dire, per esempio, faccio un esempio, tale scelta si è tradotta in, poi va mancato il rinnovo del rapporto di formazione e supervisione con il CNR. Me lo deve scrivere nell'emendamento, cancellare dalla parola aquila alla parola gatto. Così non si capisce. Lo deve scrivere e noi poi lo va bene, valutiamo. Vogliamo intanto allora, Presidente, aprire la discussione sugli altri emendamenti e in questo caso faccio da questi sono i primi tre emendamenti però, consigliere Cerconi. No, guardi, i primi tre emendamenti dalla seconda parte. Essendo soppressivi, sono i primi tre emendamenti. Allora, il primo emendamento, Presidente, le dice eliminare dalla seconda pagina il terzo punto dell'accertato che più chiaro va così, bene, quello va bene. Pagina e punto. Gli altri due. Ma visto che non si capisce cosa dobbiamo togliere. Quindi va scritto in maniera precisa. Allora, le scrivo in maniera precisa quali punti inseriamo. No, mi devi dire da quale parola a quale parola, oppure tutto l'articolo. Gliel'ho detto, ora glielo scrivo, visto che abbiamo deciso di aprire intanto la discussione, abbiamo illustrato tutti i quattro emendamenti. Allora, sospendo 5 minuti il consiglio, così la consigliera Cercuro e gli altri firmatari definiscono meglio gli emendamenti.